Mi chiamo Giuseppe Mancini, sono uno studente di ingegneria elettrica della Federico II, ho 24 anni, sono nato, cresciuto e vivo tutt'oggi a Scampia. Sto facendo una startup insieme ad altri colleghi, Green Scanner, che è un dispositivo che è un lettore di Green Pass. Mi dedico al volontariato, sono un cittadino attivo da anni e in particolar modo faccio parte del coordinamento territoriale Scampia. Mi sono candidato come consigliere municipale dell'ottava municipalità con la lista Napoli Oltre, che è una lista civica. Ho scelto questa lista perché negli ultimi anni non mi sento rappresentato dei partiti nazionali. Appoggia il professore Gaetano Manfredi, lo chiamo professore perché essendo uno studente di ingegneria elettrica alla Federico II è stato anche il mio rettore, è una persona che stimo proprio come persona, da ingegnere è sempre stato un punto di riferimento. Queste lotte che ho fatto insieme ai compagni del coordinamento sono state fondamentali, però ho riflettuto su questa cosa, che secondo me non hanno cambiato il quartiere o il municipio o la città, perché chiedere un medico di base è un mio diritto, quindi praticamente ho fatto una lotta per un mio diritto e quindi questo non è un cambiamento, è una cosa ordinaria. Io sinceramente non voglio criticare più nessuno, ma al massimo voglio fare un'autocritica e prendermi io le mie responsabilità. Noto che molte persone non conoscono i propri diritti ed è per questo che poi votano male. Ad esempio votano la persona che ha fatto tagliare l'erba sotto casa, ma quello magari, è un diritto. Interviene il consigliere municipale per fare questa operazione e il cittadino ringrazia, ma cosa c'è da ringraziare? Questo è un diritto. La mia campagna elettorale la sto facendo praticamente solo porta a porta, senza manifesti, al massimo solo un santino elettorale da lasciare alle persone che mi ha appena conosciuto, magari ad una persona che mi conosce. Ma non ho messo manifesti, sia perché secondo me è uno spreco di carta, quindi è un danno all'ambiente, e poi inoltre credo che questo sia un sistema obsoleto per farsi votare, perché io non penso che qualcuno possa votarmi perché vede il mio bel faccione da qualche parte. Vivere in periferia, in particolar modo quella di Scampia, che è in estrema periferia nord di Napoli, significa vivere abbandonati dal centro della città, dalle istituzioni centrali della nostra città. Da queste parti non passano i turisti, quindi a noi cosa importa di curare quest'area? Andiamo a curare magari qualche parco del centro di Napoli, purtroppo è questo il meccanismo che passa. Ad esempio l'ottavo municipio ricopre il 60% del verde pubblico di Napoli, devono arrivare dei giardinieri in modo proporzionale al verde che c'è da queste parti, non in modo proporzionale a se ci troviamo vicino al centro o alla periferia. Scampia rispetto alla faida di 15 anni fa è cambiata notevolmente, sono stati fatti proprio dei passi da gigante, ci sono ancora tanti problemi, ma sicuramente siamo molto lontani dai tempi di Gomorra che racconta Saviano nelle sue serie, nei suoi libri. Qui lo Stato ha dimostrato veramente che se vuole può farsi valere, e sa farsi valere soprattutto. Un altro fattore che ha fatto cambiare Scampia sono le associazioni. Scampia è uno dei quartieri con il più alto numero di associazioni, non a Napoli, ma in Italia. E praticamente le associazioni hanno sostituito, diciamo, anche un po' i sistemi camorristici, perché sono diventati dei punti di riferimento, che a volte quando parliamo di camorra non è soltanto colui che vende, che spaccia, ma a volte la camorra è un punto di riferimento. E negli ultimi anni le associazioni sono diventate un punto di riferimento. C'è bisogno che quindi la politica supporti le associazioni anche in progetti. Inizialmente io devo dire che in realtà non amavo molto il mio quartiere, perché mi sentivo molto discriminato. Quando avevo 14-15 anni era nel periodo proprio della faida. E quindi praticamente io quando uscivo il sabato sera, magari ecco per spostarmi da quest'area che non era sicura, non mi faceva sentire a mio agio, mi spostavo ad esempio nella zona del Vomero, quando conoscevo qualcuno che non era, cioè che sapeva e veniva a conoscenza che io ero di Scampia e mi presentavo, queste persone avevano paura di me. E questa cosa mi ha ferito proprio tantissimo, mi ha segnato molto. Quasi volevo scappare proprio via perché ero proprio stanco di questa situazione. Poi ad un certo punto mi sono guardato attorno e attorno a me, oltre al mio quartiere, ho trovato la mia famiglia. La mia famiglia, che mio padre è un meccanico navale e fa dei sacrifici per me, spesso non sta a casa perché lavora all'estero proprio per farmi studiare, per permettermi di studiare e per permettermi di essere una persona onesta. Allora mi sono detto, queste persone mi discriminano, ma perché mai? Io vengo da una famiglia onesta, studio, mio padre è un lavoratore, nella mia famiglia nessuno, nemmeno i parenti più lontani fanno parte di qualche associazione camorristica, perché dovrei vergognarmi? Quindi ad un certo punto è nato in me un riscatto. Come ho detto, io non solo devo restare, ma devo fare in modo che altre persone come me non devono vergognarsi di vivere in questo territorio. E io cerco nel mio piccolo di convincerli a restare qui. Perché se questi ragazzi vanno via, ma poi chi ci resta qui? Secondo me fare politica in periferia è molto più difficile.
perché le persone si sentono abbandonate, non riescono a vedere lo Stato proprio in senso fisico, perché magari l'assessore, le figure più importanti, diciamo, della giunta comunale non arrivano da queste parti. Quindi quando si parla di politica a volte sembra quasi che stiamo parlando di un concetto astratto, se parliamo in periferia, che le persone sono sfiduciate, non a caso nei dati registrati in periferia è dove si registra il più alto numero di persone che non vanno a votare. Le persone dicono: voto chi mi ha fatto un determinato favore, non so quale, però spesso quando vado da qualcuno, anche qualcuno che mi conosce, sa quello che io faccio per il territorio, mi dice: scusami, ti apprezzo, ma devo dare il voto a codesta persona perché mi ha fatto questo favore. E questa è una cosa che mi fa male, perché io vorrei che qualcuno mi fermasse e mi direbbe: guarda Giuseppe, io non voglio votarti perché c'è Tizio che secondo me è più in gamba di te, Tizio è più preparato di te, Tizio ha fatto più cose di te. Allora io dico: non ti preoccupare, faccio anche i complimenti al mio competitors. Ma invece purtroppo non è così. La mia lotta non è tra me ed un mio competitors, ma tra me e chi fa favore elettorale. Questa praticamente è una lotta impari.